E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Sto usando una trivella manuale, era quella di mio nonno, perché sto rifacendo, come vi avevo detto, tutto il frutteto nuovo. Nel video scorso ti ho fatto vedere le varietà che ho scelto. Sto cambiando totalmente il frutteto perché sono andato a un corso, te ne parlavo già in un video, dove hanno sconsigliato a tutti di utilizzare come metodo di coltivazione il vaso. Se tu noti, le piante che avevo messo erano tutte a vaso e la distanza erano i 5 metri necessari per il classico vaso. Perché ho fatto questo passo indietro? Perché il vaso non è copribile con le reti. E se vogliamo fare una coltivazione biologica e non vogliamo fare trattamenti, quindi usare i minimi trattamenti più naturali possibili, quindi si parla di 5 trattamenti massimo all'anno, dobbiamo usare delle reti, le reti proprio che si mettono. L'unico modo, tecnica di coltivazione che ci permette di usare le reti è quello di coltivarlo a palmetta, a fusetto, cioè praticamente in questo modo. Sono famosi come tecnica di coltivazione perché li usano un sacco in Trentino. Sembrano degli abeti, quindi rami laterali e vanno in alto. Per questo cambierò, ho preso altre piante prima di tutto. Le imposto a circa un metro e mezzo di distanza l'una dalle altre. E, quindi aggiungendo altre piante, qualche d'una non la riuscirò a salvare, quindi la devo togliere. E portare, c'ho già un amico che la vuole, quindi la riutilizziamo così, e dovrò fare tutta la struttura, quindi ho preso i pali di 4 metri d'altezza perché andranno tirati i fili, andrà fatto tutte le robe in modo abbastanza preciso e giusto. Niente, detto questo, io stavo facendo i buchi perché per fissare i pali devo sempre seguire la regola dei 20 cm a metro, quindi vuol dire per un palo di un metro 20 cm, 2 metri 40, 3 metri 60, 4 metri 80 cm. Farò un minimo di base con un pochino di cemento in modo tale che il palo rimanga, ma insomma non andiamo oltre. Prima cosa che faccio è piantare le piante, poi metto i pali. Guarda che io non sono modello inglese, io ogni volta che cago mi lavo il culo. Ho scelto due tipologie di piante. Una ha radice nuda, prende il nome perché ha la radice nuda, e l'altra in vaso. Sono due tecniche d'allevamento in vivaio buone, comunque tutte e due. Io preferisco sempre quella nel panetto, però per esempio le barbatelle del vigneto erano tutte a radice nuda, quindi potete scegliere tutte e due i modi. Ho preso queste perché il rivenditore, il vivaista, aveva questo. Piccola parentesi, le ho prese da Sebastiano, Vivaille Georgiche, hanno un sito vendita piante online.it che è veramente rifornito, e quando non hanno la pianta che cercate con le caratteristiche che cercate, io cercavo certi tipi di porta innesto specifici, nel giro di 10 giorni me li ha trovati, perché in contatto con un sacco di vivaisti che lavorano veramente in modo preciso e anche in modo professionale. Quindi è il miglior modo per, secondo me, andare a reperire piante di una certa professionalità. Prima di incominciare, cosa faccio? Stendo sempre tutte le piante per terra, le metto, perché così mi do una dimensione, capisco esattamente dove sono, come sono, che varietà voglio vicino una all'altra. Sono tutte varietà che in un modo o nell'altro si fecondano da sole. Questa qua può essere molto importante nella scelta di una pianta, avere comunque varietà o che si fecondino, non lo dico solo nel caso del melo, il pero, albicocco, il kiwi, l'ulivo, cioè ci sono un sacco di piante che necessitano, perché non sono autofecondanti, quindi dovete vedere che varietà giocano bene tra loro, altrimenti non vi producono nulla. Quindi le stendo, in caso dei vasetti riescono a stare in piedi, nel caso della radice nuda la metto per terra.
Perfetto, mele fissate, ora passo alle albicocche. Vabbè, che forse già potevo fare. Ora ci armiamo di pala, sono un po' sporcato di sabbia, e basta, incominciamo a metterci mano. Accesa! Sei? Una delle tecniche può essere quella di fare anche una buca abbastanza ampia, soprattutto con radici formate del genere. Le radici non devono mai essere schiacciate verso l'alto, devono affondare bene il terreno. Quindi io qua ho della paglia che sta marcendo del tutto, quindi posso aggiungere materia organica, tutto quello che voglio, anche se, ribadisco, il concime va messo sopra, perché dopo diamo da bere e le sostanze scendono. Se lo mettiamo alla base, acqua, e va in profondità il concime, che non ha senso. La parte più importante, la parte più ricca del suolo, sono i primi 30-35 centimetri. Lì le radici, quelle piccole, vanno a prendere il nutrimento. Le radici grosse invece sono quelle che vanno a fissare la pianta al terreno. Quindi non dobbiamo mai stare troppo a guardare anche la profondità, importante, perché fissi bene il terreno, ma le radici che vanno a acciapare l'acqua sono le più piccole, sempre. Quindi, comunque, facciamola un minimo profonda. Ce l'abbiamo, ok. Ci aggiungo sempre un po' di terra io, perché così la fisso mentre vado a prendere un po' di terriccio. Minimo, eh. Così la blocco nella posizione, vedi, che mi rimane la posizione che è quella, porco cane, ho preso il filo, desiderata. Più o meno ci sono. Ok, aggiungiamo terriccio. In questo caso facciamo prima a fare così. Voilà. Lo sistemiamo un attimo, non schiacciamo mai nulla, mi raccomando, quello è importantissimo. Aggiungiamo terra, una volta aggiunta terra andremo a prendere dell'acqua, gliela metteremo e vedrete che cala tutto. Col letto innesto sempre fuori, mi raccomando, quello è molto importante. Via, si dà acqua ora. Fra un quarto d'ora al limite ripassiamo e ridiamo acqua, vedrete che si abbasserà il tutto, perché l'acqua deve arrivare in profondità. Il terriccio occupa tutta la posizione necessaria e la terra cala.